sto arrivando per studiare questi casi umani, questi ragazzi e queste ragazze così agitati. Vediamo se riesco a recuperarne qualcuno. Grande fratello, sta arrivando la vostra grande sorella. E mo so cavoli vostri. Ma state così perché siete frizzati o siete proprio impietriti perché mi avete vista? Non lo so, eh. Volevo dirvi una cosa di me. C'è stato un periodo della mia vita in cui io mi sono sentita non di avere un difetto fisico, ma di essere un difetto della natura. E ho dovuto fare un lavoro enorme per volermi bene così come sono. E per capire che quello che a volte noi pensiamo che possano essere dei nostri difetti, invece sono dei grandi punti di forza di cui non ci dobbiamo vergognare e dobbiamo essere felici di come siamo, con tutte le nostre particolarità fisiche, le particolarità di carattere che non ci rendono inferiori a un altro, ma ci rendono speciali. Michael. Francesca però deve imparare una cosa, io ti conosco, devi imparare, Francesca, a non trasformare il dolore che tu hai vissuto nella tua vita in rabbia verso gli altri e verso le altre, perché non ti fa stare bene. Bravi! Bravi! Mi stanno abbracciando tutti gli uomini, non mi rovinare questo momento magico! No, amore! Ma la notizia meravigliosa è che finalmente potrai dormire con Michael! Cosa che stai sognando da mesi, l'hai detto, quindi, anche in trasmissione, da me. E quindi, come Pamela Pratti ha annunciato il suo matrimonio, io annuncerò che rimarrò incinta.